Ecco che siamo qui in trasferta a Pioda. In questo momento si sta giocando la partita dei quarti di finale che vede sfida il Modesto Dovi in maglia grigia contro il Barisotti in maglia gialla. Due squadre piuttosto forti. La squadra vincitrice andrà a disputare le semifinali e sarà contro il Masera United. Tra l'altro, il Masera in questo momento è qui a vedere la partita. Ancora stanno 0-0, sono passati pochi minuti dall'inizio della partita. Ripeto, due squadre molto forti, quindi questa partita sicuramente sarà tirata fino alla fine. In questo momento, come arbitro abbiamo Massoni, nonché anche l'allenatore del Villa. Ripeto, il Modesto Domo in maglia grigia contro il Barisotti in maglia gialla. In questo momento il Modesto Domo che continua a far girare la palla, ma interviene subito il Barisotti a stopparla. Colpo di testa per il giocatore del Barisotti che passa subito al compagno di squadra che cercano di tenere il pallone, cercano di tenere il pallone, trovano un modo di avvicinarsi alla porta, ma interviene subito il giocatore del Modesto Domo che si porta in avanti vicino alla porta, però niente, ottima avanzata per il numero 2, però nulla. Ecco che il portiere del Barisotto la spara piuttosto in avanti, rischiosa, però il Barisotto riesce subito a prendere la palla e a tenerla, sta studiando come avanzare in avanti. Ricordiamo che il Modesto Domo anche loro sono una squadra molto forte. Barisotto, che sono una muraglia, prova il Modesto Domo a spazzare via la palla. Ecco che ribatte il Barisotto, numero 14. Barisotti che però interviene subito il Modesto Domo a rilanciare in avanti. Manini del Modesto Domo vuole intervenire sulla palla, ma il giocatore del Barisotti la tiene, il numero 13, la passa dietro. Interviene in questo momento il Barisotti a farla girare, si porta in avanti. Niente, troppo lunga, nulla, va fuori. Palla del portiere del Modesto Domo. Vediamo se riusciamo a darvi un gol in diretta. Ecco che si sta preparando 1, 2, 3 via tiro. Rischiosa anche questa, lunga, lunga. Vuole intervenire Manini sul pallone. Interviene subito il numero 3, la spalla in avanti. Il giocatore di Modesto Domo la riprende. Manini corre sul pallone. Corre sul pallone. Il Barisotto la prende e la spazza via. Vediamo. In questo momento è stato chiamato l'arbitro. Ecco che ribatte in campo, interviene subito il Barisotto a portarsi in avanti il numero 10, però sono intervenuti in due del Modesto Domo, quindi niente, non è riuscita a completare l'azione. Ecco che torna subito il portiere sulla palla, passa in avanti. Ecco che interviene subito Manini sul pallone. E niente, il portiere la para e la manda fuori. Comunque è arrivato qui il momento di chiudere, vedremo come si evolverà la situazione. Il risultato che chiaramente sapete già come vederli, basta che andate a vedere le prossime video interviste che usciranno. Ciao a tutti.